Eccoci qua, cari amici, appassionati qua del vintage, ma anche dell'arte, perché il vecchio Marvi, come sapete, è sempre stato un appassionato del contorno artistico, come questa stufa, dove sopra c'è un motore. Guardate qua, insomma, qua ci sono tanti motori, delle gomme, guardate qua che spettacolo, eh? Ambientazione artistica eccezionale da brivido. Ragazzi, guardate qua, non è finita, ragazzi. Ragazzi, qua vi sto parlando, per gli appassionati di vecchi camion. Fra poco arriva la gran chicca, la gran chicca artistica. Attenzione, vecchio Marvi, facciamo godere qua i nostri amici dei camion. Eccoli qua, il cielo sta minacciando, ragazzi, guardate qua, spettacolo. Ragazzi, guardate qua, questo praticamente è un camion, un 642 N6, che il bravissimo Silvio mi ha chiesto se c'è qualcuno interessato a prenderlo. Chiaramente il bravo Silvio mi ha detto: guarda, io vorrei almeno il peso del ferro, qua purtroppo qua non è disposto a vuole il peso del ferro. Comunque è un 642 N6, come vedete è addobbato come un albero di Natale, il cassone, insomma, con tutta la sua ferraglia forte, Niente ragazzi, guardate qua, appassionati qua di vecchi camion, ci stiamo portando appunto sul bellissimo pezzo. Guardate qua, un 642 fermo da un bel po' di tempo, come vedete sono cresciute addirittura le piante, pare un fico, anzi il fico è cresciuto anche dentro nella cabina, per cui vuol dire che il camion è fermo da un bel po', per cui ragazzi fateci un pensierino, via 642 N6 ragazzi, Dedico qua a tutti gli amanti dei baffoni, dei camion, Guardate qua con un cielo minaccioso il vecchio Marvin è qua che mette da parte ricordi spettacolari, Guardate qua. Ringrazio anche qua il bravissimo Tiziano che appunto mi ha portato in questo fantastico posto, l'oasi dell'arte, l'oasi un po' della ruggine vintage, però insomma l'oasi nel senso che qua a parte il camion si vuole recuperare tutto, Per cui ragazzi, guardate qua, ragazzi, Fiat 642 N6, per chi è interessato, qua è purtroppo è radiato, questo c'è da dire subito, è radiato, anche se si vede la targa, ma boh, attenzione Marvin, altra urticata che ti sei beccato, guardate qua, insomma, col cielo che minaccia qua meglio prendersi ancora l'ombrellone, qua, vecchio Marvin qua, cosa dici? Guardate qua, vecchio Marvin con l'ombrellone, E niente ragazzi, questo è veramente un'ambientazione di selvaggio abbandono, diciamo, qua il bravo Silvio non è riuscito a starci dietro a tutto, per cui l'abbiamo portata a casa questa traccia di ruggine, perché il camion effettivamente presenta tracce di ruggine, ve lo volevo aprire ma qua ho visto che ci sono api a motore. Niente ragazzi, dai, qua vi saluto. Vecchio Marvin, un'altra urticata qua, Non è che ti faccia proprio bene l'ortica. E niente, insomma, ragazzi, io ve l'ho fatto vedere. Eccolo qua, insomma, nella sua bellezza artistica. 642. Lo portiamo a casa. Pensateci, ragazzi. Pensateci, adesso non lo so fra quanti giorni lo pubblicherò questo filmato. Però come dice qualcuno che dice che io faccio i filmati, dopo i mezzi vanno in demolizione, insomma, vedrò di pubblicarlo, Vediamo di non avere un altro camion sulla coscienza, bravo Marvin, dato che hai già diversi camion sulla tua coscienza, qualche Astra BM per colpa tua è andato al taglio perché non hai segnalato al collezionista o all'appassionato che c'era un camion. Vabbè, un Astra BM, insomma, è un po' difficile che qualcuno lo recuperi. Comunque, ragazzi, vi saluto, un abbraccio a tutti quanti voi, un abbraccio agli appassionati qua del vecchio Marvin. E niente, andiamo avanti, a fare filmati. Ragazzi, ciao a tutti, spettacolo, viva il vintage, eccezionale, da brivido. Viva la vecchia Gio, saluto i piccoli amici, Giovanni, Mattia, Edoardo, Cristian, Andrea Angelo Diseo, bravo maciste, detto Federico, Spettacolo ragazzi, qua sta piovendo, pazzesco. Ciao a tutti.